cominciò a scrivere questo libro nel 1950. Fu pubblicato 25 anni dopo e per quel tempo il lavoro fu ininterrotto. Già nel 1959 alcune pagine erano state pubblicate in riviste letterarie suscitando interesse ed entusiasmo, ma l'autore non si sentiva pronto, voleva lavorare sullo stile, sulla lingua. Così di libri ne nacquero due, fra la prima e la seconda versione. Stefano D'Arrigo, Orcinus Orca, Mondadori, 1975. E questa è la seconda versione, perché la prima fu pubblicata successivamente con il titolo I giorni della fera. E la fera erano i delfini, la cui carne immangiabile era, in quei giorni di miseria, spacciata per tonno. La storia di un marinaio, Andrea, ma che nel libro diventa Andria Gambria, centinaia di pagine, nella stampa della prima edizione che mi fu allora regalata sono 1257, coprono un arco temporale di pochi giorni, anche se ricordi e storie ritornano al passato. Il marinaio, dopo la lotta dell'8 settembre del 1943, prova a tornare nella sua Messina, messinese di Ali Terme, era anche D'Arrigo, nato nel 1919 e morto nel 1992. La sua vita fu consumata dal lavoro a questo libro e il libro si consuma nelle acque dello stretto e nella loro feroce magia. In quel pezzo di mare si trova l'orca, l'orcaferone, enorme e puzzolente, trionfo di vita e simbolo di morte. In quel mare si trovano le fere, i delfini, e si trovano le sirene, che sono antenate delle femminote, donne che commerciano sale, ed è proprio dall'offerta di una femminota che il racconto prende quota. L'incipit consegna un piccolissimo saggio dello stile. Il sole tramontò quattro volte sul suo viaggio e alla fine del quarto giorno, che era il 4 ottobre del 1943, il marinaio, nocchiero semplice della fu Regia Marina Ndria Cambrina, arrivò al paese delle femmine, sui mari dello Scille Cariddi. Così la chiusa. La lancia saliva verso lo Scille Cariddi, fra i sospiri rotti e i dolidori degli sbarbatelli, come in un mare di lacrime, fatto e disfatto ogni colpo di remo, dentro, più dentro, dove il mare è mare. Certo, un romanzo, non un romanzo spensierato, ma pagine in cui la morte muore e morendo si tramanda vitale. Stefano D'Arrigo, Orcinus Orca, da Davide Giacarone, buone pagine a tutti.